Ci troviamo qui con Mauro Tomei dell'FC Mobility. Positano News vuole cercare di capire qualcosa di più sui veicoli elettrici, su come poter fare per, diciamo, non risolvere, contribuire ad aiutare a risolvere il problema del traffico, soprattutto in Penisola Sorrentina, della mobilità, dello smog. E noi da sempre siamo stati vicini a questa problematica dei mezzi elettrici. Ci puoi dire un po' qualcosa? Com'è lo stato dell'arte? Oggi, diciamo, ci sta un'evoluzione, perché all'inizio magari questi mezzi non erano, diciamo, adeguati. Ci puoi dire un po' qualcosa su un'altra cosa? Innanzitutto ci tengo a dire che siamo una nuova realtà sul territorio, quindi facciamo sia vendita che assistenza di veicoli elettrici. Sicuramente c'è stata un'evoluzione tecnologica importantissima sul mezzo elettrico. Oggi veramente riesce a soddisfare qualunque tipo di esigenza, sia per quanto riguarda il trasporto, in merito al trasporto pubblico, ma anche al trasporto privato, ma soprattutto anche per quanto riguarda i mezzi da lavoro nella quotidianità all'interno della penisola. Uno dei problemi forse sostanziali che c'è in questo momento è un incentivo che dovrebbero fare tutte le amministrazioni per avvicinare gli utenti, possibili utenti, al mondo delle auto elettriche, come l'installazione di colonnine di ricarica. Ecco, a che punto siamo? Nel Penisola, Da quello che Sorrentina? so, la penisola sorrentina in questo momento è in forte ritardo nella programmazione e nell'installazione di Un queste turista, colonnine. un cittadino che ha un mezzo elettrico, dove si può rifornire? Innanzitutto sono tutti mezzi che si possono tranquillamente ricaricare a casa, in un garage, perché è una comune spina. Ma forse il problema è che il territorio non è strutturato in questo modo, perché gran parte degli abitanti non hanno un garage privato e quindi hanno una ritrosia Anche perché mentale. potremmo avere anche dei turisti vicino a Ma ci mangiare in questo senso, sono giusto? tanti turisti, sono venuti da noi quest'anno, diversi proprietari di auto elettriche importanti che cercavano colonnine di ricarica. Ed è un turismo, un nuovo tipo di turismo, che sicuramente l'installazione di colonnine sul territorio potrebbe rendere accattivante il territorio per questa nuova tipologia di turista, che è un turista tra l'altro culturalmente valido e anche economicamente molto valido. E quindi, e non solo, io ho la convinzione che possa essere anche un grande ritorno di pubblicità e di immagine per il territorio, avvicinarsi all'elettrico. Devo dire che a differenza la costiera si sta approcciando con più celerità. Già ci sono diverse colonnine e sono in programmazione installazione di altre colonnine. Quindi ci si sta muovendo in qualche Ci si sta modo. muovendo, ci si sta muovendo ed è un processo ineluttabile ormai. Tutte le grandi aziende stanno facendo investimenti. Tutti i grandi costruttori di auto stanno facendo investimenti in questo senso. Poi è chiaro, noi purtroppo l'Italia culturalmente arriva 10 anni dopo il resto del mondo in merito ad alcune cose, però io trovo che lo splendore, l'eccezionalità di questo territorio meriti un investimento in tal senso. Quindi c'è la Perché possibilità, diciamo, che con i mezzi elettrici si possa. E i costi, diciamo, c'è cioè un allora, cittadino. i costi è vero Se uno dei pensa mezzi. che un'auto costa 20.000, cioè. Guardi, i costi si stanno Ci sono abbassando. delle Ci auto sono. che entro 10.000 euro non si può acquistare? Assolutamente, ci sono delle microcar che si possono acquistare nell'ordine di 12-13 mila euro. Sì. Ma si stanno assottigliando molto i prezzi delle auto elettriche, ma non solo, godono di importanti agevolazioni. Potete pensare che un veicolo elettrico non paga il bollo. In molte città, compreso Sorrento, nelle più grandi città, è previsto che ci sia l'uso gratuito dei parcheggi blu, quindi non pagano i parcheggi blu. Non solo, noi abbiamo delle microcar che fanno 100 km, hanno 100 km di autonomia con 98 centesimi per quanto riguarda il costo della ricarica. E tra l'altro anche per le aziende, hanno una defiscalizzazione del 143% Vabbè, in 3 anni. Quindi quindi io mi metto sono. nei panni di un'azienda, oggi si compra un veicolo elettrico, lo fa diventare un bene strumentale, si fa un leasing, il canone lo porta completamente in ammortamento. E non solo, i veicoli elettrici hanno il costo di gestione del 70% in meno rispetto a un veicolo normale, perché non ha liquidi, non ha usura. Quindi Questo è importante. sono tutti Questo fattori che è devono essere importante. considerati Questo è importante. nell'acquisto di una macchina elettrica. È
vero che può sembrare un costo eccessivo all'inizio, bisogna ripetere, anche se sostenibile. Diciamo, però, diciamo, alla fine diventa un acquisto sostenibile. Ci sono molte agevolazioni, molte opportunità, e poi ci sta anche meno costo di gestione, quindi alla fine, diventa qualcosa di utile, conveniente ed ecocompatibile. Poi tutti i ritrosi che ci possono essere su eventuali defaianze da parte delle batterie e via dicendo, sono superati dal fatto che ad esempio noi diamo delle macchine che hanno 5 anni di garanzia sia il parco batterie che la vettura. Quindi sono veramente, e poi ci sono questi ultimi, cioè sono fatti dei passi avanti assolutamente, c'è un'evoluzione tecnologica incredibile. Le ultime realtà di batterie sono a litio, quindi sono batterie che si ricaricano con una celerità incredibile, con 3 ore si ricaricano, e non solo, si può fare anche la ricarica parziale, quindi non hanno memoria. Va bene, grazie.